La caratteristica fisica associata all'idea di femminilità è sicuramente il seno. Il seno però con il passare degli anni tende a svuotarsi e ad abbassarsi. La pelle anche non è più elastica e tonica come una volta e si può rilassare in modo più o meno marcato. Ciò può anche accadere in seguito ad un dimagrimento eccessivo. Infatti è quello che è successo a Tiziana e questa è la sua storia. Ciao, sono Tiziana, ho 45 anni e faccio la cassiera in un negozio di alimentari. E mi piace fare la cassiera perché sto a contatto con la gente. La cosa più carina è il fatto delle clienti che vengono a parlarmi dei loro problemi quotidiani. Dopo tanti anni con alcune clienti si è instaurato un rapporto di amicizia, oltre che di lavoro. Questo lavoro mi piace, però mi porta via tante ore e quindi quando sono libera preferisco fare cose all'aria aperta, tipo andare in bicicletta oppure leggere qualche libro. Andare in bicicletta mi fa sentire bene perché oltre a stare all'aria aperta mi fa tenere in forma. Mi piace pedalare, mi piace scorrazzare, mi piace stare all'aria aperta e godermi quel po' di sole quando c'è. È un momento mio, praticamente mi dissocio da tutto e non penso a niente in quei momenti perché voglio godermi appunto questa sensazione di libertà. Ho una grande passione per i libri gialli, specialmente quelli di Patricia Cornwell, quelli della serie di Kay Scarpetta. Mi intriga molto questo personaggio perché comunque dietro c'è tutto un ragionamento psicologico e analitico che mi porta comunque insieme a lei a ragionare a chi potrebbe essere l'assassino. Mi identifico in Kay Scarpetta perché comunque mi piace come donna. È una persona molto razionale e decisa e abbastanza forte. Secondo me è un modello molto positivo come donna. Allora, abbiamo avuto questo primo impatto con la nostra amica Tiziana, abbiamo sentito che ci ha descritto un po' le sue passioni ed entreremo poi nel merito della trasmissione che riguarda appunto il lifting del seno dopo un grande dimagrimento. Vi presento gli ospiti che ci accompagneranno questa sera. Alla mia sinistra la professoressa Raffaella Garofalo, chirurgo plastico, buonasera. Vicino a lei il dottor Tiziano Berselli, chirurgo generale dell'Esperia Hospital di Modena, buonasera. E alla mia destra un graditissimo ritorno, quello di un grande giornalista Marco Palma, inviato speciale del TG5. Buonasera. Grazie Marco per essere con noi. Allora, professoressa Garofalo, una storia un po' particolare, quella di Tiziano, un grosso dimagrimento e questo seno che non è più quello di una volta. Sì, lei devo dire era venuta più volte da me e aveva questo desiderio. Dopo un esercizio della volontà così importante come quello di riuscire a dimagrire senza intervento chirurgico, 35 kg sono merita tantissime. Sicuramente di un regalino e quindi diciamo che la signora era veramente desiderosa di rinnovarsi dopo questo. Ho tanto faticato e finalmente posso esprimere la mia femminilità e la voglio esprimere appieno. Diciamo che questo è un po' il concetto dopo un grosso dimagrimento e questo è il beneficio psicologico che un intervento di chirurgia estetica in questi casi porta. È molto gratificante anche per chi lo esegue. Veramente. È chiaro anche perché ha avuto un regime alimentare abbastanza severo per questi due anni in cui ha effettuato questa dieta. Ma sono così anomali i casi di persone che riescono a dimagrire 30 kg senza fare nessun bypass gastrointestinale, insomma solo con la volontà? Sono abbastanza infrequenti perché la storia comune è che i pazienti si rivolgono a centri di dimagramento, a professionisti anche molto seri con dei percorsi anche importanti e ben strutturati, ma normalmente si ottengono dei risultati che sono parziali, perché la storia naturale, l'evoluzione naturale di un paziente obeso, parliamo di grande obesità,
è quella che possono avere anche dimagramenti importanti dei 20-30 kg, poi però di solito non riescono a fare un mantenimento, per cui la storia di questi pazienti è sempre una storia dell'elastico, cioè calo di 10-20 kg e ripresa del peso con di solito un incremento progressivo. Questo perché tutti i processi che portano al dimagrimento dovrebbero avere una prima fase di calo ponderale e una fase di mantenimento. Una fase di mantenimento in pazienti veramente con un'obesità importante è estremamente difficile, tanto che anche nutrizionisti di spicco, tipo il professore Dallegrave, eccetera, sostengono che comunque alla fine di un trattamento medico per una grave obesità ci si deve accontentare mediamente di un calo ponderale del 10% del sovrappeso, che è veramente molto poco se consideriamo sovrappesi di 30, 40 o 50 o più chili. Cioè, però io diciamo un pochino contraddico il dottore, perché è vero che è rarissimo, però io ricevo già i pazienti che sono dimagriti e devo dire che quelli che arrivano, e sono sicuramente non tantissimi, però hanno delle caratteristiche psicologiche ben precise. Cioè sono persone molto forti, determinate, sicure, con poche problematiche personali che spiccano e una grande determinazione a cambiare vita.